andiamo a utilizzare la tavola modellante piccola o la pantagita. Andiamo a incastrare sulle laterali, no? Così, e fare dei lisciamenti sulla parte esterna del piede. Uno, due e tre volte. Poi andiamo a prendere una delle estremità, ok? E andiamo a fare delle digitopressioni su tutta la pianta del piede. Premiamo continuo, moliamo, premiamo e moliamo. Qui chi ha conoscenza della riflessologia può appunto fare un bellissimo lavoro con la pantagita. Io vado a fare delle pressioni su tutta la pianta del piede senza seguire una regola della riflessologia, ok? Però chi conosce bene la riflessologia, può appunto migliorare ancora di più il risultato del trattamento andando a fare delle pressioni precise sui punti su cui il cliente ha bisogno di più. Dopodiché, con una pressione decisa, vado a fare dei lisciamenti sulla parte esterna del piede. Quindi andiamo a fare questo, va e viene su tutta la laterale ancora. Possiamo fare anche su tutta la pianta del piede, eh? Massaggiare bene, incastrando, ok? In dove riusciamo, facciamo bene la suola, l'interno del piede, ok? Allora con la punta andiamo a un po' di sbiego così, appoggiamo solo questa parte, andiamo a massaggiare facendo dei cerchi dentro e fuori. Dopodiché andiamo a massaggiare, no?